Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Cleto, appunto per il Cleto Festival. Oggi è il primo giorno, il 19, in compagnia della presidente dell'associazione La Piazza, Carola Nicastro, giusto? Giustissimo. Questo evento, che si svolge ormai mi pare da ben 7 edizioni, è ormai un appuntamento fisso, non soltanto per le persone di Cleto e per le persone che vengono, diciamo, dai comuni limitrofi, ma addirittura anche da tutta Italia. Abbiamo intervistato persone che vengono addirittura da Bologna. Sì, diciamo che siamo riusciti a creare le motivazioni per arrivare in Calabria, le motivazioni per visitare Cleto. Spesso ci chiediamo dove andare in vacanza e i nostri obiettivi sono il mare, la spiaggia. Noi diamo un turismo alternativo, il turismo della cultura, della ricerca della bellezza, e quindi non siamo indifferenti. Ho visto infatti il, diciamo, il brand di quest'anno è proprio Indifferenti. Poi tra l'altro c'è anche da dire che voi tutto quello che fate lo fate senza diciamo interventi pubblici. Zero, diciamo, aiuti pubblici, tutto relativo a, che ne so, imprenditori locali, l'aiuto di persone comuni che vi sostengono e permettono, insomma, la riuscita di questo bellissimo evento che si ripete, ripeto, e dà questi frutti. Siamo fortunatamente una delle poche realtà indipendenti. Abbiamo deciso di avviare quella che è la logica del sociale sulle nostre forze, sulle nostre realtà. Quindi piccoli e grandi imprenditori alle nostre spalle, grande solidarietà, grande collaborazione, e un paese che vive in questi giorni a 360 gradi con tutto il lavoro, dai più piccoli ai più grandi, e questa è la nostra forza. E la vostra forza, adesso farete un altro bellissimo, diciamo, convegno, un altro bellissimo incontro sulle migrazioni. Appena sotto, diciamo, di questo piccolo vichetto si parla che di accoglienza, cioè che la città di Cleto è accogliente a tutto tondo, come dovrebbe essere un po' l'Italia. La nostra è una manifestazione a porta aperta, siete tutti liberi di entrare e di vivervi questi tre giorni, proprio perché non vogliamo nessun tipo di barriere. Troppe volte l'uomo si è dimenticato dell'importanza della storia, dell'importanza della natura, e ha alzato le barriere tra gli uomini. Noi le togliamo, non abbiamo bisogno di barriere. Io ringrazio Carola Nicastro, ripeto, presidente dell'associazione La Piazza di Cleto. Vi ringrazio dal Cleto Festival, Riccardo Cristiano, Cleto.